Prova di maturità per il Monte Giorgio che riceve la capolista Campobasso. Periodo poco brillante per i ragazzi di Mengo, un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite con 5 reti subite e appena una realizzata. Altra musica in casa molisana, i Lupi guidati da mister Cudini guidano la classifica con 42 punti più 3 sul Notaresco. Una sola sconfitta nel 2021, miglior attacco e miglior difesa del girone. Nel Monte Giorgio out Cichella, Lupoli e Mantini, Mengo schiera Trillini, trequartista a sostegno delle punte Pampano e Cucù. Campobasso con il tradizionale 4-3-3, Cogliati al centro dell'attacco, Esposito e Vitali ai fianchi. Dirige Mialace della sezione di Terni, due vittorie del Campobasso, un pareggio e due vittorie dei marchigiani negli ultimi 5 precedenti. Memorabile il 3-2 del marzo 2019 con una spettacolare rimonta del Monte Giorgio dallo 0-2 firmata dal trio Nasic, Mariani, Pellizzi. Al decimo, prima emozione della sfida, ripartenza a Monte Giorgio, Cucù orchestra e appoggia a Pampano, raso terra a fil di palo. Al quattordicesimo, Cogliati, capocannoniere dei molisani con 9 reti, cerca di superare Gagliardini in uscita, la difesa montegiorgese si salva. Dopo un avvio vivace e nel complesso equilibrato, la supremazia territoriale del Campobasso comincia a palesarsi. Al 32esimo, tacco illuminante di Esposito per Candellori, che trova solo l'esterno della rete. Al 39esimo Ladu, da posizione centrale, cerca senza fortuna l'angolo basso alla sinistra di Gagliardini. La capolista ci riprova nel finale di frazione. Al 43esimo Gagliardini respinge la conclusione di Cogliati. Squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Campobasso prosegue il forcing, il Monte Giorgio si compatta dietro concedendo pochi spazi. Al 17esimo punizione di Cucù senza esito, un minuto più tardi Cogliati impegna Gagliardini sugli sviluppi di un tiro d'angolo. Mengo cambia volto al reparto d'attacco, fuori Trillini e Pampano, dentro Albanesi e Mandolesi. Al 27esimo il Monte Giorgio manca una ghiottissima occasione, Cucù sfrutta un'indecisione difensiva dei molisani ma non riesce ad imprimere forza alla conclusione, favorendo il recupero alla disperata di Menna. Al 33esimo invece il Campobasso a divorarsi il gol del vantaggio, Candellori sfugge a Perini e serve un assist d'oro a Fogliati che spreca a due passi dalla rete. Al 42esimo Esposito a terra dopo uno slalom in area montegiorgese, Mialace di Terni con risolutezza ammonisce il fantasista ospite per simulazione. Al 94esimo Albanesi ha la palla per scrivere un clamoroso finale di gara ma sceglie un tenero cucchiaio stoppato dal portiere in uscita. Finisce 0-0, punto prezioso e meritato per il Monte Giorgio che è riuscito a bloccare il miglior attacco del girone con una prova di massima concentrazione e applicazione. Sentiamo le voci dei due tecnici. Mister Cudini, un pareggio che forse vi va stretto per la supremazia che avete prodotto per larghi tratti della partita, con qualche recriminazione anche per quel contatto su Esposito. Ma sì, sicuramente una partita dominata, una partita controllata come volevamo, ma anche se non era facile su un campo del genere, su una squadra del genere. Quindi, però devo dire che poi i ragazzi hanno fatto la partita che dovevamo fare. A volte si raccoglie meno, non sempre per demeriti propri. Credo che l'azione, come anche l'azione del primo tempo su Cogliati che ha fischiato fallo di fondo invece del calcio di rigore, quindi a volte gli episodi fanno la differenza. Oggi non è stato così per noi, però sono molto contento della prestazione dei ragazzi e questa rabbia che oggi abbiamo per non aver conquistato i 3 punti che forse meritavamo, dobbiamo portarcela già per domenica prossima. Oggi il miglior attacco del girone si è, diciamo, inceppato. Più merito del Monte Giorgio per la sua organizzazione difensiva o si aspettava magari qualcosa di più dai suoi? Ah, sicuramente qualcosina in più a livello di qualità nell'ultimo passaggio, nell'ultima finalizzazione potevamo fare, però devo dire che la squadra, come dire, le sue occasioni le ha create, se non sbaglio 5-6 occasioni limpide le abbiamo avute, perciò c'è poco da dire. Sicuramente il Monte Giorgio è un'ottima squadra che si sa difendere anche molto bene, quindi questo lo sapevamo, però noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ripeto. A volte non si raccoglie quello che uno vorrebbe o che meriterebbe, non sempre per demeriti propri. Mister Edimengo, crediamo debba essere orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi che hanno contenuto un grande avversario, soffrendo in alcuni momenti ma sempre con un certo ordine, una certa lucidità. Sì, abbiamo fatto secondo me una buona fase difensiva, abbiamo fatto una partita abbastanza attenta,
Sono contento soprattutto perché siamo riusciti a fare un punto importante contro una squadra, penso la migliore squadra di questo girone. C'è tanti punti positivi, però sinceramente ci sono anche qualche altro punto negativo che domani ne parleremo, cercheremo di migliorarci, perché già mercoledì abbiamo un'altra partita contro i Rieti che è importantissima, come quella di oggi contro il Campobasso. Andando a vedere anche il computo, analizzando le occasioni, ci resta anche un piccolo rammarico per le chance sprecate nel secondo tempo. Sì, la palla che ha avuto Riccardo Cucù alla fine albanese, sicuramente se eravamo un pochino più bravi avremmo portato a casa il risultato pieno, che sarebbe stato per noi una grandissima soddisfazione, soprattutto per quello che abbiamo passato fino adesso, il periodo del Covid, però penso che ormai è acqua passata. La problema del Covid, fortunatamente, quei 7 giorni che ci siamo allenati la settimana scorsa è stata spazzata via. Adesso iniziamo una nuova fase. Siamo contenti di aver girato a 22 punti il girone d'andata, tra parentesi, anche se sfortunatamente abbiamo peccato 2 volte il Campobasso, 2 volte il Cinzia. Secondo me stiamo facendo la strada giusta, sapendo che adesso in poi dobbiamo accelerare e abbiamo tutte le qualità per fare bene. Anche perché siete passati da un mese di sostanziale inattività, un calendario adesso fittissimo con tanti recuperi, però la condizione fisica e mentale della squadra sembra buona. Sì, fa conto che noi 7 giorni, la settimana tipo l'abbiamo fatta prima di Tolentino, che era il 6 gennaio, da lì l'abbiamo rifatta questa settimana qui. Tutte le altre volte abbiamo giocato, fatto scarico, rifiniture, giocato. È stata importante questa settimana perché ci siamo ritrovati soprattutto su certi concetti e ripeto, sono soddisfatto, peccato che la prossima settimana già abbiamo 2 recuperi. Speriamo di continuare con questa mentalità, perché giocare spesso non è solamente un problema fisico, ma per noi era diventato anche un problema mentale.